In questa mostra che abbiamo deciso di fare, ho deciso di esporre un paio di opere inerenti Villa Cidro, perché essendo in paese pensavo che al pubblico interessasse molto vedere comunque il paese da un punto di vista diverso. E in questo caso infatti ho fotografato Villa Cidro quasi sempre in notturna, quindi sempre riprendendo il paese da dei punti particolari in notturna, per dimostrare come si possono ottenere delle foto molto particolari di un posto che vediamo ogni giorno. Ecco perché è notturno, e poi notturno perché ci porta ad avere delle luci particolari, delle atmosfere particolari che rendono le foto molto più affascinanti. Oltre ai notturni ho deciso anche di mettere due paesaggi marini, che sono la mia passione innanzitutto, e poi comunque hanno sempre il loro fascino. Ovviamente uno al tramonto, che è questo dolce blu, poco dopo il tramonto, quindi nella cosiddetta ora blu, dopo che il sole è sceso, e poi un'altra poco prima che arrivasse la tempesta, che ci ha permesso di avere una foto molto emotivamente carica, anche perché è piena di nuvole, ha una bella composizione, ecco. L'ultima foto, che forse è anche una delle più apprezzate, invece è una foto molto più poetica, che è Calma e Pace, scattata appunto nella penisola di Sinis in una bellissima notte d'estate. Questa foto colpisce molto i visitatori, non so benissimo per quale motivo, però è quella in cui tutti buttano di più l'occhio e che tutti apprezzano moltissimo, forse per la sua composizione semplice ma allo stesso tempo complessa, molto equilibrata, che comunque suscita in tutti un sentimento di romanticismo quasi, ecco. Allora, il primo corso è stato un vero successo, perché ho chiuso la classe in giro di un paio di giorni, ho avuto 10 allievi, è stato un successone, perché gli allievi hanno innanzitutto legato molto tra loro, siamo riusciti a creare un gruppo bello compatto e siamo riusciti a lavorare quindi tutti in armonia, e gli allievi, nonostante fossero praticamente ignoranti di fotografia, sono riusciti a realizzare degli scatti molto molto validi, quindi sono rimasto molto soddisfatto per essere la prima esperienza. I prossimi corsi partiranno a marzo, in primavera, quando c'è bel tempo, e anche perché le uscite notturne si fanno quando c'è bel tempo, perché se è inverno non riusciamo a uscire perché c'è troppo freddo. Ho intenzione di fare diversi corsi a partire da marzo fino al prossimo autunno, e ho già tantissime adesioni, quindi speriamo insomma di riuscire a fare tante cose. Oltre ai corsi ho già programmato anche delle attività diverse, che sono delle attività in cui, delle uscite fotografiche, in modo semplici, in cui si andrà in Barbagia, si seguirà l'autunno in Barbagia tempo permettendo, quindi si faranno una sorta di escursioni fotografiche tutti assieme con gli appassionati di fotografia, coordinati da me, quindi gli darò le dritte, gli darò tutti gli spunti giusti per poter realizzare delle bellissime foto e anche decenni di reportage.